Tutti gli operatori anche della Croce Rossa avete sentito e sapete che si ammalano poi, anche loro si ammalano in tanti, medici, infermieri, medici di base, la corsa o la corsetta, io lo so che ci sono gli amanti del jogging, di chi insomma ha questa abitudine, per favore anche voi fate un sacrificio, come ha detto il signore della Croce Rossa, tornerete poi a correre, magari prendete, diciamo così, come tempo di camminata quello che vi serve per necessità, per andare a fare la spesa. Buffagni, nel salutarla, lo ricordiamo questo, no? Anche il ministro Spadafora ha detto altrimenti dobbiamo intervenire anche su quella che viene definita la corsetta, insomma, ma quella che in molti stanno prendendo anche, sì, ci sono gli appassionati, gli atleti, per carità, ma in molti stanno anche utilizzando per scaricare un po' la tensione e prendere aria. Sì, io mi allineo a tutte le prescrizioni che danno gli scienziati, anche perché in questo momento credo che stia dimostrando come la competenza serva in questo paese, serva un po' di persone che sanno di cosa parlano. Dopodiché io dico anche che immagino che stare chiusi in casa È difficile. fa andare fuori testa le persone, quindi sarà un altro dei temi che dovremo affrontare, ma ciascuno di noi deve assolutamente fare la sua parte, come diceva prima il presidente del Comitato della Croce Rossa. Che sta vivendo day by day la situazione grave lì, dobbiamo evitare che quella situazione grave aumenti lì e arrivi in altri E si territori. Quindi ciascuno deve sposti, fare la sua esatto. parte, perché ciascuno di noi è indispensabile per questa battaglia, perché siamo tutti nel campo di guerra ed è fondamentale tutelare noi stessi e i nostri cari, stando a casa. Grazie Buffagni, andiamo in Grazie pubblicità, a voi. Trovati rimane e naturalmente altri ospiti dopo la pubblicità.